La Giornata Nazionale della Cultura del Vino e dell'Olio è tornata ad abbracciare il pubblico nella maniera più ampia possibile, incontrando gli appassionati e gli addetti ai lavori, finalmente in presenza in tutta Italia, con una serie di appuntamenti previsti per la giornata di sabato 7 maggio. Nelle Marche, l'AIS regionale, Associazione Italiana Sommelier, ha organizzato una mattinata di alto spessore in un luogo particolarmente affascinante, l'azienda vinicola La Collina delle Fate, a Fossombrone. L'obiettivo, sin dal 2011, è quello di valorizzare due dei più importanti e rappresentativi prodotti italiani nel mondo, vino e olio. Tema di questa edizione, la formazione. Stefano Isidori, presidente AIS Marche. Siamo alla 12ª giornata di questo evento, ideato nel 2010 dall'AIS nazionale, e che vuole proprio puntualizzare l'attenzione sulla formazione, su quello che sull'olio e sul vino, che sono i nostri prodotti, diciamo che a livello culturale, a livello tradizionale, gastronomico, meglio ci rappresentano. E dopo 2 anni, quest'anno siamo ritornati in presenza e sono ben 18, in 18 regioni in questo istante, in comunque oggi si celebra questa iniziativa, e noi nelle Marche abbiamo scelto questa bellissima location qui a Fossombrone perché dovevamo comunque esaltare, all'interno del concetto della giornata della cultura, dovevamo anche esaltare il territorio, no? la realtà, la bellezza territoriale delle nostre regioni. Significativa la presenza di Mirko Carloni, vicepresidente e assessore all'agricoltura della Regione Marche, che è intervenuto ricordando le opportunità per il settore alla luce della legge regionale sull'enoturismo. Noi abbiamo scelto, appunto, anche confrontandoci con associazioni come l'Italiana Sommelier, che questo grande patrimonio che noi abbiamo di prodotti enogastronomici, di vino, debba diventare cultura, debba diventare qualcosa di collettivo e condiviso. E per questo abbiamo scelto anche la via legislativa, quindi è diventata una legge, il massimo grado nell'ordinamento regionale, quindi qualcosa di vero che riguardi la comunità regionale. E io credo fortemente che il vino sarà il driver del rilancio delle aree interne. Abbiamo l'opportunità di avere dei bandi aperti su queste filiere. Faremo in modo che tutti i consorzi di tutela, tutti i prodotti di eccellenza staranno dentro questo grande contenitore dell'enoturismo e diventi l'occasione per creare dei percorsi di conoscenza. Ma è fondamentale, tra il terziario che stiamo sviluppando con il turismo e il primario che sono i produttori agricoli, fare in modo che ci sia una crescita anche dal punto di vista della formazione, e le università, le scuole di formazione devono riuscire ad accompagnare la crescita di manager, di competenze specifiche sulle filiere enogastronomiche, così come fanno alcuni paesi come la Francia, su cui ha tante scuole di specializzazione sulle filiere enogastronomiche, creando le professionalità che servono per far crescere sia il settore primario che il settore terziario che sta dentro questa grande filiera dei prodotti enogastronomici. Ad accogliere gli ospiti anche il sindaco della città, nonché imprenditore, Massimo Berloni. Crescere insieme al territorio credo che sia la miglior cosa che possiamo lasciare ai nostri figli. Bisogna crederci perché è l'unica strada che abbiamo, quindi agire oggi non pretendendo di riscuotere subito domani, ma vedendolo a medio-lungo termine. Lavoriamo per i nostri figli, lavoriamo per il nostro futuro. È il tempo delle scelte, c'è per esempio una nuova legge nelle Marche sull'enoturismo, può essere una leva? Assolutamente sì, è un modo anche per far conoscere questa nostra splendida regione, vista anche in una chiave diversa da quello che è un turismo che oggi pensavamo che fosse l'unico. Quindi è una strada sicuramente molto importante da percorrere, ma anche qui con la massima professionalità, non cercando i numeri immediati ma cercando la qualità che questa regione ha bisogno di far evidenziare per quel che è. Gli eventi di quest'anno sono stati organizzati in collaborazione con l'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari del Ministero, che a Fossombrone ha visto l'intervento di Silvio Salvi, che ha parlato di contraffazione dell'olio extravergine di oliva.
Grande attenzione è stata rivolta ai giovani, con la partecipazione delle studentesse e degli studenti delle scuole alberghiere del territorio e nel caso specifico con gli interventi dell'Università di Camerino, con Riccardo Meschini, laureato in scienze gastronomiche, che ha presentato Di Vino in Tavola, un progetto pilota per le nuove forme di turismo enogastronomico Made in Marche, e di Gianni Sagratini, responsabile del corso di laurea in scienze gastronomiche Unicam. Oggi è una giornata molto bella perché si parla di vino, si parla di turismo e si parla di cultura, di formazione. Questa cantina rappresenta davvero un esempio bellissimo di come effettivamente il vino non è soltanto una bevanda, ma il vino è un prodotto intorno al quale si deve raccontare, si deve parlare, si deve narrare del legame che c'è con un territorio, della storia che rappresenta magari un determinato tipo di vitigno. Entrando in questa cantina, in particolare nell'aula, si percepisce come qua dentro si fa cultura sul mondo del vino, e quindi diciamo che io da docente universitario mi trovo un po' a casa, perché secondo me questa è la strada che noi dobbiamo perseguire, formare giovani professionisti in grado di fare valorizzazione e promozione dei nostri prodotti enogastronomici. Soltanto attraverso questo passaggio possiamo pensare, secondo me, veramente di valorizzare tutto il grande potenziale che abbiamo, e la giornata di oggi ne è un esempio bellissimo e lampante. Flash anche di Anna Bracci, presidente della Ollus, Camminando sui tuoi passi, progetti di enoturismo, la staffetta del Bianchello e l'altra staffetta. Sì, siamo molto grati di questo invito alla giornata della cultura del vino e dell'olio, anche perché Sara, col progetto della staffetta del Bianchello, ormai sono quasi 10 anni, ha sempre puntato sull'aspetto culturale e sull'importanza dell'identità e della riscoperta del territorio. Abbiamo partecipato raccontando appunto quelle che sono le iniziative che proponiamo come associazione da ormai qualche anno del progetto di enoturismo di Sara. E anche quest'anno ripartiamo e abbiamo come primo appuntamento la tappa Cagli presso l'azienda Mochi il 14 maggio, e da lì poi partirà la stagione estiva delle staffette. Con la visita alla cantina, alla Collina delle Fate e la degustazione dei vini, il racconto di questa realtà che ha saputo far convivere tradizione e innovazione. Sì, abbiamo costruito questa cantina cercando di avvalerci della tecnologia necessaria per produrre un vino di qualità, sotto il profilo sicuramente di sicurezza, e un prodotto quindi salubre. Abbiamo costruito questa cantina anche con lo scopo appunto di invitare tutte le persone che vogliono a godersi di questi spazi, che noi ovviamente amiamo perché li abbiamo costruiti con molta passione, cerchiamo di portarli avanti con un bello entusiasmo comunque sia. E quindi noi diciamo sempre a chi viene in visita da noi: le nostre porte sono sempre aperte. Una domenica avete voglia di farvi una passeggiata, venite qua da noi, siete liberi di farlo, ovviamente con un buon bicchiere di vino in mano. E quindi la nostra casa appunto è aperta a tutti, e questo per quanto riguarda l'enoturismo, la legge dell'enoturismo è molto importante, infatti ci aiuta appunto a sostenere il nostro pensiero. Perché si chiama la Collina delle Fate? Perché per la gioia del mio babbo siamo tutte femmine, figlie femmine, e questa è una collina e le fate siamo tutte noi figlie. C'è magia, ma c'è anche tanta determinazione. Sì, proviamo a mettercela. Per l'Ice Marche la soddisfazione di aver realizzato questo evento fortemente collegato al territorio e alle sue peculiarità. Mi è capitato anche in altre occasioni di organizzare la giornata nazionale della cultura del vino e dell'olio, e siamo stati ad Urbino, a Palazzo Ducale, quindi abbiamo cercato di fare una cosa diversa, venire qui in questa bellissima cantina e ospiti dell'azienda La Collina delle Fate, per far vedere e dare un punto di vista diverso del territorio. Qui parliamo soprattutto di Bianchello, di Incrocio Bruni, di Sangiovese, di Pergola, quindi Aleatico, e di altri prodotti, mentre invece qui parliamo di vitigni internazionali. Un punto di vista diverso, un punto di vista ottimo dell'azienda, quindi, che ha valorizzato questo territorio con la costruzione di una cantina e quindi con la cura con i vigneti.